Eccoci amici, bentornati per una nuova puntata di un inviato speciale tra i reparti dell'Arma dei Carabinieri. Oggi saremo in servizio con i reparti del radiomobile di Rimini e di Riccione. Guardate che inizio, che clima fantastico! È arrivato il momento delle presentazioni, buongiorno! Buongiorno a te Valerio, benvenuto a Rimini, sono il comandante provinciale, il colonnello Mario Lamura e sono accompagnato dai capitani Alan Trucchi e Luca Colombari, comandanti delle compagnie di Rimini e di Riccione. Certo, il carabiniere Staffelli oggi verrà inserito nel piano di controllo coordinato del territorio e successivamente svolgerà delle attività per la prevenzione dei reati predatori. Allora passiamo subito all'arruolamento, sono pronto, ormai è un rito, prego. Allora benvenuto al carabiniere Valerio Staffelli, benvenuto a Rimini e sei uno dei nostri da oggi. Siamo pronti per una nuova avventura? Partiamo! Insieme al team di Rimini effettuiamo un controllo in un'ex colonia marina, ormai in disuso. Questo posto è stato chiaramente adibito a bivacco da alcuni delinquenti, guardate. Tutte le stanze ormai sono state occupate dalle stofanti che si rifugiano, si drogano e preparano le dosi per lo spaccio. Eh sì amici, una vera e propria cucina della droga. Guardate qua, c'è addirittura un passaggio segreto per entrare e uscire dall'edificio. Dall'autoradio arriva una chiamata, arriviamo. Due uomini, fingendosi dei tecnici del gas, sono piombati a casa di questa coppia di anziani, facendogli credere che nell'abitazione ci fosse una fuga pericolosa. Dopodiché gli hanno fatto riporre sul tavolo oro e gioielli, dicendo che col gas sarebbero esplosi. Con una scusa hanno allontanato la coppia e uno dei due è fuggito con la refurtiva. Nuova chiamata, nuovo intervento. Sembrerebbe che un ragazzo si sia introdotto all'interno della Caritas di Rimini con intenzioni poco chiare. Ad allarmarci è la forte confusione che sta provocando con grida e urla. Pensate che durante questo parapiglia ha avuto anche l'opportunità di ammaccare più volte la macchina dell'arma. Altro intervento, ci precipitiamo sul luogo. Questa volta troviamo una donna furibonda che proprio non sopporta le lamentele dei vicini nei confronti del suo amico a quattro zampe. Era talmente fuori di sé ha lanciato un vaso pieno di terra nella casa di un'altra persona. Ad onor del vero, i vicini ci raccontano che questa signora ha il brutto vizio di lasciare sempre libero il suo cane di taglia grande, senza guinzaglio e museruola. Per fortuna che i carabinieri fanno calmare le due donne e ci consentono di tornare in servizio. Andiamo in caserma per un piccolo break insieme ai colleghi. A metà della nostra giornata cambiamo territorio e ci trasferiamo nella città di Riccione. Eccoci in pista verso un nuovo intervento. Una ragazza, già nota alle autorità per diversi disturbi psichici, ha iniziato a danneggiare alcuni oggetti all'interno di un locale, insultando addirittura gli altri clienti. I carabinieri la fanno sedere e calmano la situazione. Ma appena arrivano i soccorsi dell'ambulanza, la ragazza si agita e tenta di scappare. Verrà portata poi in ospedale e riceverà le cure necessarie. Ci spostiamo sul lungomare per controlli. Questo gruppetto di ragazzi sembra allarmato dalla nostra presenza. Meglio dare un occhio. Pensate che uno di loro ha un ordine di allontanamento dalla città di Riccione e precedenti per rapina. Viene immediatamente portato in caserma. Ora ci aspetta una bella pizzata in caserma con i colleghi, tempo di due chiacchiere e riprendere le energie e poi torniamo in carreggiata. Calano le luci nella città di Riccione e noi riceviamo subito una chiamata. Un uomo, denunciato dalla moglie per maltrattamenti e spaccio, è entrato in casa e non trovandola ha distrutto l'appartamento. Pare stesse cercando nell'appartamento altra droga. Al nostro arrivo era già scappato, per fortuna della donna e dei bambini lì presenti. Nuova chiamata, spaccio. Una segnalazione ci avverte di parecchio viavai da un appartamento.
entriamo per un controllo insieme agli uomini in borghese. All'interno due uomini e una donna già noti ai carabinieri per spaccio e consumo di droga. E infatti guardate cosa troviamo, delle dosi di droga già preparata. Altro intervento, ci segnalano un furto in un supermercato. Arriviamo. Guardate, il ladro ha rotto con un pezzo d'asfalto la porta d'ingresso. Entriamo a controllare con tutte le cautele perché potrebbe essere ancora all'interno. Le casse sono vuote e del ladro neanche l'ombra. Chissà che cosa avrà preso. Alle 3 del mattino, dopo l'ennesima spaccata, viene arrestato in flagranza di reato dai carabinieri e pensate che è proprio il responsabile dell'assalto la mattina alla Caritas. Bene amici, per ora la nostra avventura è terminata. Ringrazio le compagnie di Rimini Riccione per l'adrenalinica giornata. Come sempre, viva l'arma dei carabinieri. Ciao!